italiano ma anche dalla comunità europea. Danilo, mi viene spontaneo chiederti se ci sei entrato dentro. E dentro dalla parte superiore no, perché purtroppo i solai non sono fatti in cemento ma sono in legname, quindi con le intemperie ormai è tutto fra. Però siamo entrati sotto e i locali sono immensi e conservano ancora e trasudano ancora quella che era la vita di questa fonderia, perché io la considero come una cattedrale del lavoro e come una cattedrale per la religiosità va salvaguardata, secondo me è una cattedrale del lavoro per dare merito e ricordo a quelli che hanno lavorato, che hanno sudato e che sono morti, bisognerebbe anche salvaguardarla. Siamo entrati all'interno di quella che Reggia non è, come hai detto tu, e c'è chi custodisce questo luogo e chi è anche il custode della memoria, no? Il signor Francesco. Signor Francesco, che da quasi 20 anni, mi pare. Dal 77 ricopre questo incarico importante, secondo me, di custode fisico e materiale del patrimonio lasciatoci dai Borbone e anche la memoria storica di quello che lui bene o male ha potuto apprendere in questi luoghi, perché secondo me questi sono luoghi che parlano, basta saperli ascoltare, anche un qualcuno che viene da fuori sicuramente riuscirà a farli entrare dentro di sé e a renderli suoi. Francesco, come sono le notti qua dentro? Sono buone, sono belle. Sono lunghe? No. 40 anni fa com'era questo posto? Uguale, è rimasto uguale. Io dicevo al nostro amico che qui 40-50 anni fa era come un paese, soprattutto in estate, c'era il bar, io ricordo che c'era anche mio padre che faceva il maestro qui negli anni 50, quindi questo era un villaggio che purtroppo nel corso degli anni e dei decenni se n'è stato abbandonato. Adesso è in mano a privata che sfrutta solo il bosco. I nostri tetti erano intatti, vero? Intatti, erano tutti intatti. Le fa male vedere questo un po' questo degrado che va giù? Per forza. In fondo una parte della sua vita è passata qui, no? Sono 30 anni e più. Però qua. Il patrimonio boschivo quant'è? Perché io non ho saputo rispondere. È 3.600 ettari. 3.600. Enorme, insomma. È enorme. È un polmone che non va solo valorizzato e utilizzato solo per il taglio dei boschi, ma va rivalorizzato per un discorso culturale ambientale da regalare a tutta la comunità italiana, secondo me. Senti, quello è il busto che arriva da Mongiana? Eh sì, stavo proprio dicendo che questo busto è un busto che secondo me, insieme all'edicola di ferro in ghisa con una commemorazione, un ringraziamento a Ferdinando II di Borbone, proviene da Mongiana ed è stato portato qui dall'acquirente. Anche se il nostro amico Francesco dice non lo comprò, gli fu quasi regalato da Garibaldi perché era un suo locotenente, lo portò da Mongiana a Ferdinandea. E noi diciamo grazie a questo fatto perché altrimenti se fosse rimasto a Mongiana sarebbe scomparso, quindi da un punto di vista l'ha salvato. Poi raccontavo anche, non so se il nostro amico ha memoria, del piccolo museo che c'era qui a Ferdinandea, voi ve lo ricordate? No. Non ricordo il museo Francesco? Non l'ho trovato io qua. Non c'era, io me lo ricordo da bambino, c'era un museo dove c'erano dei busti di fattura greco-romana, c'era un sarcofago forse di un normanno che forse proveniva dopo il terremoto della distruzione della Certosa di Serra San Bruno, c'erano molti quadri e molti dipinti che poi purtroppo sono scomparsi. Ricordo anche posizionata davanti alla chiesa una fontana artistica, ricordo benissimo perché io ci giocavo da ragazzino, che sicuramente adesso è ad abbellire qualche villa nel milanese. Io la saluto, la lascio al silenzio bellissimo di questo luogo.
con i ricordi del passato attraversati dalla testimonianza del professor Danilo Franco, lasciamo questo luogo incantato e scendiamo ancora giù verso la vallata Stilaro, osservando un panorama suggestivo che si apre fino al mare. Giungiamo così nella cittadina del ferro, Pazzano. Paesi, che un giorno Cristo scindi di la cruci, due giorni u sacerdoti non dice missa, non dice missa, lo sacrestano non suona li campani, c'è un campanile alto a lume paesi e c'è un Cristo in croce a lume paesi